Quante volte in questi giorni si è pronunciata la frase: ormai non piove più, quest'estate rischiamo di rimanere senza acqua. La siccità è una brutta cosa, ma alla fine della siccità non seccano tutte le piante, ma solo quelle che sono lontane dall'acqua. Gli alberi nei pressi dei fiumi riescono a sopravvivere alla siccità perché sono vicini all'acqua. L'acqua è ciò che dà vita. Gesù è la sorgente d'acqua. Noi, se vogliamo vivere una vita in pienezza, dobbiamo stare vicino a quella sorgente d'acqua. Il ritornello del Salmo di oggi ci dice: Beato chi confida nel Signore, è come un albero vicino all'acqua. È come se ci venisse detto: se vuoi essere felice, devi fidarti del Signore. Fidarsi del Signore significa stare lontano dal peccato. In questa settimana chiediamo al Signore l'aiuto necessario per stare lontani dal peccato e mettiamo l'impegno del caso in modo da portare avanti questo proposito per tutta la Quaresima e ancor meglio per tutta la nostra vita. E se cadiamo, non preoccupiamoci, abbiamo l'opportunità della confessione, un'opportunità per rialzarci e camminare vicino a Gesù, nostra sorgente d'acqua. Buona giornata a tutti!